Buonasera a tutti, ci ritroviamo per la presentazione. Io speravo di non farne più presentazioni di calciatori, però c'è stato questo infortunio al portiere e abbiamo pensato, io insieme alla società, di fare un ulteriore sforzo e aggregare alla nostra famiglia Davide Bassi, che posso dirvi che la carriera quando per lui ha fatto due salti indietro, però per essere onesto Parma è Parma, per cui non si guarda la categoria, si guarda la città, la storia e la società che la rappresenta. E la trattativa, grazie pure al suo agente che Giovanni Bia, che tutti conoscete a Parma, è durata pochissimo, soprattutto per la grande disponibilità di Davide. Io personalmente sono contento da una parte perché abbiamo preso un portiere affidabile, un ragazzo serio, dall'altra mi dispiace perché per Gigi Frattali, che ne sta soffrendo la partita nel migliore dei modi, però come ho detto anche l'altro giorno in TV, è stato il primo ad essere avvisato dell'arrivo del nuovo portiere. Ed è un professionista e ha capito subito la motivazione. Per cui dopo questa presentazione non ce ne saranno più, perché non ci abbiamo posti, non ci abbiamo soldi, non ci abbiamo finito tutto. Adesso bisogna rimboccarsi ulteriormente le maniche, come hanno fatto in questi mesi tutti i ragazzi in queste partite, e guardare al Forlì. Vuoi fare un saluto, dopodiché siamo a disposizione per le domande, chiaramente. Sì, buongiorno a tutti. Mi presento, mi ha presentato il direttore, sono Davide Bassi. Ho accettato, come diceva poc'anzi il nostro direttore, subito la proposta di venire qua a Parma. Avevo voglia di rimettermi in gioco, ma la cosa più importante è stata comunque anche il blasone della società e la storia della società. Bene, domani. Posso assicurare che così, se no poi, il contratto è in scadenza il 30 giugno, per cui non è venuto con delle promesse future, è venuto per dare una mano al Parma in questi mesi. Poi dipenderà da me e soprattutto da lui se ci dobbiamo risedere e andare avanti insieme. Per cui questa, per me che svolgo l'attività del direttore sportivo, mi motivo ancora che mi fa ancora più piacere averlo nella nostra famiglia. Per cui non è venuto sapendo che avevamo un problema, e non ci ha preso per la gola. Ok, domande? Prego, Lorenzo Fava. Lorenzo Fava, Sport Parma. Rilacciandomi a quanto appena detto il direttore Faggiano, quale sarà il tuo ruolo da qui a fine campionato? Beh, il mio ruolo... Sono già parlati su questo? No, chiaramente il mio ruolo, come quello di tutti gli altri ragazzi, lo decide l'allenatore. Io sono a completa disposizione da subito, sono consapevole di star bene, di poter dare una mano qualora si chiamato in causa. Che cosa ti ha fatto, insomma, decidere di tornare a mettere guanti, visto che eri svincolato? Che cosa ti ha convinto particolarmente del progetto Parma? Sì, no, come dicevo prima, le cose sono due. Una è comunque il blasone della società, l'importanza di questa società nel calcio italiano, che non è da sottovalutare per nulla. La seconda, ovviamente, è anche un po' più personale, perché comunque avevo piacere di tornare in campo e di finire la stagione in campo e non da svincolato, che sicuramente sicuramente mi avrebbe penalizzato nel futuro. Le ragioni principali sono due. Ora chiaramente quello che conta è solamente il bene del Parma e cercare di arrivare in fondo facendo il meglio possibile.
Francesca De Vincenzi, Parma Press. Innanzitutto come stai? Sei già pronto? Ti allenavi col gruppo? E mi sono allenato con l'Atalanta fino al 18-19 di gennaio, quindi diciamo che con la squadra manco da un mesetto. Mi sono allenato tutti i giorni con il mio preparatore personale. Un po' il campo mi ha mancato, sicuramente ora in questi primi giorni tornerò a prendere le misure con l'area di rigore, con il campo. A livello fisico però sto bene, sono sano, ecco, diciamo, se c'è da sistemare qualcosa, giusto appunto un po' le misure. Sei pronto per domenica sera? Sì, assolutamente. Quindi mi ero dopo di farlo su lei, quindi lei è pronto, significa che comincerà dal primo minuto, farà il titolare. Ah no, non lo so, come dicevo prima, cioè, sicuramente mi farebbe molto piacere, ma questo poi lo decide l'allenatore. Non ho neanche avuto modo di parlare con l'allenatore ancora di questo. Non è piaciuta forse la domanda? No, non ha detto, cioè, che c'entra? No, vabbè, mi è piaciuta. No, vabbè, con te, sai, c'è un rapporto. Cosa ha colpita del mondo Parma? Quali sono state le sue prime impressioni? Ma più che le prime impressioni è sempre stata una società che ho visto con grande piacere, ammiravo con grande piacere anche negli anni scorsi quando ci siamo incontrati in Serie A, in Serie B. Mi è sempre piaciuta molto la cittadina di Parma, l'ho sempre reputato un posto ideale per fare calcio in maniera tranquilla. Quindi posso dire che queste sono state le motivazioni principali che mi hanno fatto accettare questa proposta. Ora che mi ci trovo dentro posso dire che comunque è un ambiente sano, è un ambiente che ha voglia di far bene e speriamo di riuscirci in questo finale di campionato. Ha seguito precedentemente delle partite, non so, un po' l'andamento del campionato? Poco, sinceramente poco. Conosco i risultati, ma vederle proprio, ecco, materialmente no, ho seguito sicuramente le vicende di risultati, non partite. Qualche idea però ce l'avrà, se la sarà fatta. Sì, il campionato sì. È come magari se lo aspetta che... Ma più che altro sono curioso perché comunque la Lega Pro in questi ultimi anni ha subito diversi cambiamenti anche abbastanza drastici, quindi secondo me è ancora tutto un campionato in evoluzione. Sono curioso, indubbiamente la squadra è una delle squadre con il valore migliore di tutta la Lega Pro, però poi parlerò al campo.